Sono per un paio di giorni a Londra e ho pensato di farvi vedere una cosa che per la verità vale la pena vedere, anche se ve la posso mostrare solo relativamente, perché ci vogliono dei permessi, perché non tutti hanno il piacere di essere filmati, perché in Inghilterra sotto questo aspetto la privacy forse non è come da noi, è veramente molto molto rigorosa. In teoria per filmare ogni campo e ogni singola persona tutti devono essere d'accordo, devi avere una liberatoria eccetera eccetera. Però sono riuscito a strappare proprio pochissime immagini e quello che state vedendo alle mie spalle, in un posto per la verità neppure troppo accogliente. Siamo ad Highbury, non lontano da Highbury Islington, nella la zona precisa si chiama Shoreditch, a 1,5 km, 2 km circa da Highbury, dove c'era il vecchio stadio dell'Arsenal, e siamo sotto, pensate, il cavalcavia della metropolitana. Questa sopra di me è la linea Overground. Non è il posto più ospitale del mondo, insomma, non sembra una cosa particolarmente bella o lussuosa da far vedere. Invece questo è uno dei motori pulsanti della passione del calcio femminile londinese. Qui esiste una piccola organizzazione che nel corso degli anni è diventata una grandissima organizzazione, che si chiama Power League. La Power League, pagando una fee di poche sterline, apre tutta una serie di campi che sono allestiti all'interno, campi in un buon sintetico, ti dà lo spogliatoio, puoi fare la doccia calda, si parla di 3 sterline, 4 sterline, non di più, e hai la possibilità di prenotarti il tuo campo e di giocare. Ma la cosa più interessante qual è? È che ci sono delle ore che sono esclusivamente riservate alle donne, in modo particolare la domenica. Oggi è domenica, dalle 11 a mezzogiorno. Dalle 11 a mezzogiorno ci sono delle squadre femminili che in realtà non hanno un club, non hanno una squadra, non hanno una sede, non si allenano, vengono qui soltanto per giocare a pallone e divertirsi una volta alla settimana. Alcune di queste squadre sono più o meno organizzate, hanno un allenatore che le segue, che dà loro dei consigli, e fanno un vero e proprio percorso. Sono donne che anziché andare in palestra a fare pilates o hydrospinning o nuoto, decidono di venire qui e sfogarsi per un'ora alla settimana e giocare a pallone. La cosa altrettanto divertente è che non sai mai con chi giocherai, perché ogni settimana le persone, le ragazze che si iscrivono cambiano e sono sempre diverse. Quindi magari si creano dei piccoli gruppi di settimana in settimana si ritrovano, ma capita anche molto spesso che ogni settimana ti trovi a giocare con delle ragazze che non hai mai visto in vita tua. E se le ragazze non bastano a giocare, si fanno delle squadre miste e le ragazze giocano con i maschi, esattamente come si fa da noi quando le ragazze non hanno ancora raggiunto i 12-13 anni di età e le squadre sono miste. L'abbiamo trovato un buon esempio, perché? Perché è tipicamente inglese, ovvero costa poco, molto poco, perché in Inghilterra è vero che i costi sono tanti e sono elevati per qualsiasi genere di cosa, però è altrettanto vero che i servizi di base sono quasi esclusivamente gratuiti e ci sono alcune cose che sono più gratuite delle altre, in modo particolare lo sport. Qui basta andare in un campo, in un parco, in un grande parco che può essere addirittura il grandissimo Hyde Park in pieno centro a Londra, 2 passi da Buckingham Palace, e vedrai dei campi da gioco a perdita d'occhio che sono completamente a disposizione delle persone. Chi vuole giocare va lì, posa il suo zainetto, trova 5 persone, 6 persone, 7 persone in un campo piccolo, altre 10 persone si gioca a 11 e ha la possibilità di giocare per poi riprendere la propria roba sporca e andare a casa a farsi la doccia. Il tutto gratis. È un esempio interessante, divertente, di come potrebbero essere create poche cose senza la necessità per forza di fare business, e soprattutto come si possa in qualche modo veicolare la passione per il calcio femminile. La cosa divertente è che qui, oltretutto, molto spesso a dare un'occhiata, ci sono anche ragazze di un certo talento, dobbiamo dire, arrivano anche allenatori magari di seconda, di terza divisione, squadre che magari sono a corto di iscritte e che hanno bisogno di qualche talento da inserire in squadra molto rapidamente. Se venite a dare un'occhiata a Londra, venite a vedere questo posto perché è veramente incredibile. Si chiama Shoreditch.